Celebrazioni a Sava in occasione del 4 novembre, giornata dedicata all'Unità Nazionale e alle Forze Armate. Le iniziative sono state organizzate dall'amministrazione comunale di Sava in collaborazione con l'ANSI, Associazione Sottufficiali d'Italia, e con la partecipazione dei bambini della scuola primaria. Presso la Chiesa Madre si è tenuta la Santa Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre, con la consegna di alcuni riconoscimenti ai rappresentanti delle forze armate. A seguire l'inaugurazione del largo dedicato al Milite Ignoto. Il corteo si è diretto poi al Monumento ai Caduti, in Piazza della Vittoria, dove è stata deposta una corona di alloro. È stata l'occasione per spiegare l'importanza di questa giornata, in segno di riconoscimento al sacrificio di quanti hanno perso la vita durante le guerre, ma anche chi si adopera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini. Una riflessione sull'amore per la patria, ma quest'anno si celebra anche il centenario del Milite Ignoto. Oltre ad aver dedicato un luogo del paese al Milite Ignoto, il Consiglio Comunale di Sava ha conferito anche la cittadinanza onoraria. Quest'anno l'Italia, il nostro paese, ricorda i 100 anni appunto dalla traslazione del Milite Ignoto presso l'altare della patria. Ringrazio le scuole per la loro partecipazione, ringrazio le famiglie, tutti i genitori che ho visto in prima fila, li ringrazio. Ringrazio le scuole per aver avuto la sensibilità di partecipare a questo tipo di manifestazione, perché è importante che i bambini siano sensibilizzati anche da questo punto di vista. I bambini e i genitori e ognuno di noi non deve mai dimenticare qual è il valore della patria. Perché è vero che l'Europa è un'associazione di nazioni, ma è vero anche che l'Europa è una nazione di popoli. E la patria, la terra dei padri, deve essere sempre quella cosa che deve vivere all'interno del nostro cuore. Non dobbiamo mai dimenticare di essere cittadini italiani, dobbiamo essere fieri di essere cittadini italiani, anche se qualcuno ci vuol far perdere questa fierezza. Non dobbiamo mai dimenticarlo, perché l'Italia non era una. E lo ricordiamo con il 4 novembre, oggi festeggiamo anche l'unità della nostra nazione. Non era una, è stata unita grazie a battaglie che sono state combattute dai nostri avi e che ci hanno condotto all'unità. Ed è bene che i bambini e i nostri ragazzi studino queste cose sui libri di scuola, ma le vivano anche con queste manifestazioni in cui loro sono protagonisti. Manifestazioni in cui Giuseppe, i nostri bambini cantano assieme a noi l'inno d'Italia, di cui dobbiamo essere assolutamente fieri. Ricordiamo oggi e rendiamo merito a tutte le forze armate, e io assieme alle forze armate aggiungerei le forze dell'ordine, che sono sempre accanto a noi, che collaborano con noi, che devono essere viste con occhio assolutamente positivo, anche se anche questo periodo per le forze dell'ordine non è molto semplice, perché sono vittime anche loro molto spesso di vili attacchi, sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista morale, dal punto di vista della comunicazione. Quindi come comunità dobbiamo continuare ad essere accanto alle forze dell'ordine, così come le forze dell'ordine sono accanto a noi. Quindi ringraziamo veramente tutti i militari e i civili che si occupano appunto di ordine pubblico per la grande attività e per la vicinanza alla comunità savese, a tutte le nostre comunità territoriali. E poi abbiamo voluto accogliere una richiesta che l'ANSI ha formulato alcuni mesi addietro, per voce del suo presidente, ma era il desiderio di tutta l'associazione, che è diventato poi il desiderio e la volontà della comunità attraverso tutto il Consiglio Comunale. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Calasso e tutti gli altri amici dell'amministrazione che sono qui presenti per aver voluto portare in Consiglio Comunale una delibera molto importante per tutti noi dal punto di vista morale e dal punto di vista etico. Abbiamo voluto come Consiglio Comunale e come comunità savese conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. È un segno, ritengo, distintivo di civiltà, di rispetto e di memoria da parte della comunità savese nei confronti del Milite Ignoto. E poi
Spendiamo anche qualche parola per ricordare chi Giuseppe è il Milite Ignoto, perché in questa nostra società molto spesso diamo molte cose, forse troppe cose per scontato. Quindi ricordiamo anche, rivolgendomi ai bambini, ma non solo ai bambini, chi era il Milite Ignoto e che cosa rappresentava e rappresenta ancora oggi il Milite Ignoto. E lo diceva prima Don Fernando molto correttamente in chiesa. Il 28 ottobre del 1921, questa mamma, questa donna che aveva perso il suo figlio, Maria Bergamas, scelta per individuare tra 11 salme di militi ignoti, di soldati ignoti, chi dovesse rappresentare il Milite Ignoto, quindi chi dovesse rappresentare tutti quei soldati che non solo avevano perso la vita in guerra, tutti caduti, ma doveva rappresentare soprattutto una determinata categoria, vale a dire quei soldati non identificati, quei soldati che non erano tornati a casa, quei soldati su cui le mamme e sulle cui salme le mamme e i genitori e i padri non avevano potuto piangere. Quindi quel Milite Ignoto doveva rappresentare appunto quella categoria di soldati, tutti quei soldati che non erano tornati e che i cui corpi erano stati così straziati dalla violenza della guerra, per cui erano divenuti irriconoscibili. Quindi si volle, molto intelligentemente dal nostro punto di vista, ma modestamente non dobbiamo dirlo noi, perché poi 100 anni di storia ci hanno insegnato che fu veramente un'idea brillante del colonnello dell'esercito italiano che ebbe questa idea di individuare una salma in maniera non del tutto casuale, per traslare, per portarla a Roma, per portarla nella nostra capitale come ricordo di tutti quei militari, tutti quei soldati che erano morti e le cui salme, i cui colpi non erano stati ritrovati. Come fu individuata questo corpo, come furono individuati questi resti poi portati a Roma con un treno che partì da Aquileia e che dopo 4 giorni, quindi andando molto molto lentamente, arrivò a Roma? Furono individuati da 8 territori nei quali vi erano state delle battaglie cruente e dove dei soldati erano morti e le cui resti erano andati dispersi. Quindi furono individuate 11 salme, furono portate nella cattedrale di Aquileia, e qui questa donna, che di umili origini, casualmente si fermò davanti ad una di queste bare, tutte uguali, di legno non pregiatissimo, individuò una di queste bare, e quella bara fu spostata su di un treno. Questo treno partì da Aquileia il 28 ottobre del 1921, quindi 100 anni fa, per essere portata a Roma. Il 4 novembre del 1921, quindi oggi esattamente 100 anni dal 4 novembre 1921, fu traslata presso il sacello dell'altare della patria. E lì, mi rivolgo ai bambini, sicuramente quando siete andati a Roma o se andrete, vi invito a stare attenti a questo aspetto. Quando andate davanti all'altare della patria, al Vittoriano, questo grande monumento che fu eretto in onore di Vittorio Emanuele II, vedrete al centro del Vittoriano, vicino alla statua equestre di Vittorio Emanuele II, due soldati che sono sempre lì giorno e notte a vigilare su una tomba, e su questa tomba c'è scritto Militi Ignoti. Appunto, quella è la tomba del Milite Ignoto, che rappresenta le centinaia di migliaia di soldati caduti all'epoca, prima guerra mondiale, oltre 600.000 soldati, e rappresenta soprattutto tutti quei soldati ignoti la cui salma non è stata mai recuperata. Quindi questa è la storia del Milite Ignoto, e questo, con questo nostro piccolo gesto di una comunità così lontana da Roma, così lontana da Aquileia, così lontana anche dal punto di vista temporale da ciò che è avvenuto nel 1921, ha voluto fare in questo momento, quest'anno, nel nostro paese. Credo che sia una cosa importante. Io faccio un invito alle insegnanti che sono qui presenti e che ringrazio, di ricordare ogni anno ai vostri studenti, ai vostri alunni, questa storia, di raccontarla, magari di far portarli anche lì in quel largo, in quel piccolo largo che è del Milite Ignoto, per rappresentare qual è il motivo per cui quel largo è intitolato al Milite Ignoto, e raccontare ai bambini questa storia, che
che è importante per loro, ma è importante soprattutto per noi adulti. Io vi ringrazio veramente per la grande partecipazione. Come diceva Giuseppe, questo è il nono anno di fatto. L'anno prossimo, novembre dell'anno prossimo, ci sarà un altro sindaco che spero abbia la stessa identica sensibilità, ma sono sicuro che ce l'avrà. Questa è una commemorazione che per una serie di ragioni io porto nel cuore, Giuseppe. Ragioni di diversa natura, ma ci tengo davvero. Vedo che è cresciuta negli anni grazie a voi, grazie al sostegno dei cittadini, e ritengo che un popolo, una comunità senza storia, senza ricordo, senza anche una sensibilità nei confronti di chi non c'è più, di chi obiettivamente e senza tema di smentita ha veramente donato la propria vita durante la prima guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale, ma lo fa ancora oggi nei tanti teatri di guerra che esistono nel mondo, in cui i soldati italiani sono presenti, aiutano le popolazioni, perdono la vita. Ricordo la strage di Nassiriya, non così lontana nel tempo, ma tanti altri attentati di cui i nostri soldati italiani sono stati vittime. Quindi è importante che la nostra comunità ricordi anche questi eventi e soprattutto riconosca il grande valore della nostra patria. Io vi ringrazio, sarò sempre al vostro fianco, chiaramente Giuseppe, in qualunque veste. Non è importante la veste che si ricopre dal punto di vista pubblico, ma è importante soprattutto il ruolo di cittadino responsabile e soprattutto amante del proprio territorio che ognuno di noi deve avere. Al soldato caduto di Renzo Bezzani. Nessuno, forse, sa più perché sei sepolto lassù, nel camposanto sperduto sull'Alpe, soldato caduto. Nessuno sa più chi tu sia, soldato di fanteria, coperto di erba e di terra, vestito del saio di guerra, l'elmetto sulle 23. Nessuno ricorda perché, posata la vanga, il badile, portando a tracollo il fucile, salivi sull'Alpe. Salivi, cantavi e di piombo morivi, ed altri morirono con te. Ed ora sei tutto di Dio, il sole, la pioggia, l'oblio, t'han tolto anche il nome d'infronte. Non sei che una croce sul monte, che dura nei turbini e tace, custode di gloria e di pace. E via!